Ciao a tutti, io sono Paolo Olivero e vorrei raccontarvi la mia storia all'interno del percorso Ecosystem BSC e più nel particolare nel percorso di Zafferano da specialista. Comincio dal dirvi che se si ha un sogno e se si vuole veramente realizzarlo bisogna uscire dalla propria zona di comfort. E ve lo dico perché io lo sto facendo in questo momento, infatti facendovi questa videotestimonianza mi sto mettendo veramente in gioco, in quanto mi mette molto in soggezione, però prima di tutto per realizzare i propri sogni bisogna avere una crescita personale. Ho iniziato questo percorso con il mio compagno 2 anni fa, infatti la nostra idea era quella di non voler avere il classico posto fisso, che possiamo dire che tanti sognano, ma infatti noi eravamo anche terrorizzati, impauriti dal fatto di dover buttare via la nostra vita per 40-50 anni in un lavoro che ci occupasse 8 ore al giorno, quindi tutta la giornata, per poi arrivare a casa stanchi e magari stressati, per poi avere quelle due settimane, si spera, all'anno per poter veramente vivere la propria vita e fare quella vacanza di 2 settimane, quindi di niente. Quindi ci siamo messi in gioco e abbiamo cercato sul web le tantissime alternative per riuscire veramente a passare questa vita insieme e passarla come si deve. E abbiamo quindi deciso di avviare la nostra azienda agricola improntata principalmente sullo zafferano. Fin lì era tutto bello, perché va bene, poteva essere quello che veramente ci serviva e quello che veramente ci sarebbe piaciuto. Il problema è che non avevamo nessuna base, infatti io ho fatto degli studi tecnici economici e mi sono diplomata come ragioniera, mentre il mio compagno come elettricista. E c'era tutta la parte burocratica, c'era tutta la parte della coltivazione, c'era la parte di marketing che non sapevamo veramente come muoverci. E allora avevamo iniziato con l'idea di piantare questi 200 bulbi come idea iniziale. Dopodiché, comunque, stando sui social e tutto, ci sono uscite diverse pubblicità, comunque improntate sullo zafferano, e una in particolare era quella di Alessandro e Valentina dell'Ecosystem, che parlava comunque di questo metodo innovativo di riuscire a valorizzare veramente il prodotto, di riuscire a farlo in modo da aiutare la natura e essere comunque in sintonia con la natura, e questo ci è piaciuto da subito. Allora ci siamo lanciati in questa avventura, possiamo dire, e c'è stato veramente un cambio radicale. Infatti siamo passati da quei 200 bulbi, come vi avevo detto, a fare un impianto da 40.000 bulbi. Quindi c'è veramente una differenza, possiamo dire, assurda. Ma perché? Perché noi eravamo completamente sicuri, eravamo tranquilli di quello che stavamo facendo. Perché all'interno del percorso abbiamo trovato tutte le soluzioni alle nostre domande. Magari domande che non c'erano ancora neanche venute in mente, ma nel momento in cui l'abbiamo vista abbiamo detto: ah sì, questo effettivamente era un problema che neanche ci pensavamo. E di tutto, veramente, dalla parte della coltivazione, che bisogna salvaguardarla perché comunque è un investimento, alla parte burocratica, che comunque tutti, con chiunque si parla, c'è questo terrore della parte burocratica, di questi documenti infiniti, oppure comunque anche proprio della parte di marketing. Noi infatti inizialmente saremmo stati contentissimi di vendere la nostra spezia a 15-20 euro al grammo, però effettivamente facendo i nostri studi abbiamo capito che non saremmo neanche riusciti a pagarci i nostri investimenti e le ore che avremmo passato in campo. Infatti adesso vi faccio vedere, e abbiamo realizzato i nostri due prodotti, che il primo sono i pistilli e quindi proprio la spezia vera e propria, che in questo momento stiamo vendendo a 80 euro al grammo,
E poi stiamo vendendo il nostro secondo prodotto, che sono i petali di zafferano. Questa parte in realtà noi non avevamo neanche idea che si potesse utilizzare, e la nostra idea iniziale è quella comunque di utilizzare semplicemente gli stimmi e questa buttarla proprio. E invece la stiamo vendendo comunque a 3 euro al grammo, che è veramente una cifra molto alta. Ma è molto alta, ma perché effettivamente gli valgono questi soldi i nostri prodotti, perché c'è tutto un lavoro dietro e effettivamente è il giusto prezzo che devono avere. Abbiamo cambiato un attimo angolazione per farvi vedere effettivamente il nostro campo, dove ci sono a dimora i nostri 40.000 bulbi, e il campo dietro lo utilizzeremo per quest'estate per mettere a dimora altri 30.000 bulbi che abbiamo già acquistato. Ora molti potranno pensare o comunque fare l'obiezione che di dire: ah vabbè, questi terreni li avevate già, erano già di vostra proprietà, avevate già le attrezzature, quando in realtà veramente non è così. Questi sono dei terreni che stiamo affittando con i nostri risparmi, e quindi quello che voglio dirvi è che se veramente avete un sogno dovete perseverare per realizzarlo e non fermarvi davanti a quei problemi che sono immaginati e che non esistono realmente. Questo, per poterlo fare, è indispensabile avere la giusta formazione, che vi permette di non fermarvi a quei piccoli ostacoli. Io posso dirvi effettivamente che è stata la base, come sarà comunque la base per tutti. E comunque la giusta formazione fatta da persone competenti. Infatti io posso dirvi che Alessandro e Valentina sono tuttora e saranno per quest'ambito i nostri mentori, perché veramente bisogna riuscire a trovare la giusta formazione da quelle persone che sono già riuscite a realizzare il sogno che noi vogliamo fare. E se noi ci stiamo riuscendo, perché ci stiamo veramente riuscendo, come vi ho detto, stiamo vendendo a 80 euro al grammo quando volevamo vendere a 15 e essere contenti. E se ci stiamo riuscendo noi con la giusta formazione, può veramente riuscirci chiunque. Basta essere convinti, perseverare e non mollare alla prima difficoltà.